Ci troviamo alla riserva naturale orientata La Timpa, in territorio di Acireale, per la lava e i borghi marinari etnei. È sicuramente una piccola area protetta, una riserva di circa 250-260 ettari, è caratterizzata prevalentemente dalla macchia mediterranea, quindi troviamo queste essenze arboree che caratterizzano queste aree ovviamente a ridosso del nostro vulcano. La Timpa è una scarpata, di scarpate ne troviamo tante attorno al nostro vulcano, ne troviamo tante anche che caratterizzano e specializzano tantissime essenze cultivar. Non è casuale, proprio accanto a me vediamo una opuntia indica, non altro, proprio il fico d'India, e si contestualizza anche con il programma, con questa trasmissione. Questo tracciato è una vecchia linea ferrata dei primi del Novecento, è stata proprio inaugurata nel 1912 e vediamo proprio questi antichi tunnel, questi tunnel della vecchia via ferrata che oggi danno spazio alla macchia, alla tipicità del nostro territorio, e quindi oltre alle essenze arboree che caratterizzano il nostro territorio etneo, dalla roverella al bagolaro. Il bagolaro ricorda proprio i frutti, il minicucco. Questa riserva ha anche tanti aspetti dal punto di vista geovulcanologico, naturalistico e paesaggistico che vanno fruiti e soprattutto vanno attraversati dal punto di vista proprio escursionistico. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it.
sono Adriana Piro e sono volontaria della Chiesa di Santa Maria della Neve ad Acireale, che ospita il presepe settecentesco. La caratteristica di questo posto è proprio quella di aver realizzato questa chiesa all'interno di una grotta a scorrimento lavico, che quindi appartiene al periodo più antico di questo edificio vulcanico dell'Etna e quindi risalente a prima di 250.000 anni fa. La grotta fu scoperta nel 1741 ad opera del sacerdote Don Mariano Valerio, il quale si recò in una chiesa poco più sotto, la chiesa dei raccomandati, e sorpreso da un temporale si rifugiò all'interno. La scoperta di questa grotta destò parecchia sorpresa al sacerdote, il quale cominciò a immaginare che vi potesse realizzare qualcosa, e grazie all'aiuto degli abitanti di Santa Maria la Scala riuscì a realizzare nell'arco di 11 anni questa chiesa. Fu successivamente ampliata, richiamò diversi artisti, tra i quali il Cormace e il Gaiani, che realizzarono questo presepe alle mie spalle, risalente proprio al 1700. È caratterizzato da 36 personaggi, le visi in cera, gli occhi in vetro e tutta la struttura in legno. La caratteristica inoltre è quella di vedere questi visi realizzati attraverso due tecniche, quella dell'utilizzo di un teschio sul quale sono stati riposti diversi strati in cera e quella invece dell'utilizzo di cadaveri veri e propri sui quali sono stati realizzati questi visi. Le notiamo precisamente nei due remmaggi, i quali presentano uno dei lineamenti abbastanza marcati e l'altro invece dei lineamenti meno marcati, perché la tecnica che fu utilizzata su quello che ha i lineamenti marcati è riconducibile all'utilizzo di un cadavere sul quale furono fatti diversi strati in cera. Nel caso invece dei lineamenti meno marcati è realizzata la tecnica su un teschio e su questo sono stati riposti diversi strati in cera. Successivamente si succedettero altri artisti che introdussero altri personaggi fino ad arrivare al numero di 60, che invece avevano un viso realizzato in cartapesta. Però successivamente all'ultimo restauro ad opera della sovrintendenza tutti i visi in cartapesta sono stati accantonati e sono stati riposti solo quelli in cera, come il Naro, Le mie spalle, che rappresenta gennaio, il mese più freddo, o i Ceramidari, che sono i suonatori di cornamusa, che in questo caso assume il nome di Ceramenda perché è realizzato in Sicilia, e lo Spiddato da Stidda, che prende il nome proprio da Spiddo, che è il fantasma in italiano, e quindi colui che guarda questo Spiddo, questo fantasma, ne rimane scioccato. In questo caso questo personaggio guarda questa cometa che indica dove si trova il bambino e ne rimane così entusiasta tanto da rimanerne accecato, da qua la simbologia della benda sull'occhio. Vi è la Susannedda in fondo con la cesta che porta con sé noci e castagne, prodotti tipici del territorio etneo, e un personaggio in particolare che viene rappresentato da un pescatore, perché gli abitanti di Santa Maria la Scala si prodigarono nella realizzazione di questa chiesa e quindi per ringraziarli gli fu dedicato un personaggio proprio all'interno, infatti in mano porta con sé pesci. Generalmente non è un personaggio ritrovabile all'interno del presepe perché si ritrovano contadini, pastori che sono caratteristici del paesaggio ameno. I vestiti sono quelli dei remmaggi risalenti all'Ottocento, mentre poi gli altri sono stati introdotti successivamente grazie al restauro ad opera della sovrintendenza. Sono Massimo Bella, ho 42 anni e sono un maestro d'ascia, sarebbe un costruttore di barche in legno. Sono figlio d'arte, mio padre ha fatto questo lavoro e abbiamo un cantiere qua sito a Scilichenti
è una frazione di Acireale a due passi dal mare. Noi costruiamo piccole imbarcazioni da tanto tempo, gozzetti, lance, tutte quante realizzate con diversi tipi di legno, che una volta addirittura andavamo a prendere direttamente qua dalla nostra Etna. Oggi invece li compriamo direttamente in negozio preessiccati. Immaginatelo un po' come un essere umano, cioè che ha una struttura scheletrica, che ha dei muscoli, che ha una pelle. E allora la prima cosa che noi costruiamo in una barca è la chiglia. La chiglia è la struttura portante. Immaginatela un po' come se fosse la spina dorsale. Quindi deve essere robusta, fatta di un legno che abbia una certa resistenza, perché le barche qui ancora le buttano a terra sfregandole, diciamo, su delle taccate di legno. Quindi deve essere molto resistente e deve avere, diciamo, una forza tale da sopportare tutti gli sforzi della barca. E questa qui solitamente viene fatta di un legno molto duro, tipo, che ne so, rovere, quercia. Oggi anche la zobè, chiamato volgarmente legno di ferro, è molto duro e viene dall'Africa. E anche l'ossatura, quella che io paragonerei alle nostre costole della barca, deve essere fatta anche questa di un legno molto duro. Quindi parliamo sempre di querce, di roveri, di legno di ferro. Poi la fase successiva è, come dire, come se noi mettessimo muscoli su queste ossa, no? E quindi le fasciature, che devono essere di un legno molto elastico, che si deve poter piegare con il fuoco. Immaginate che ancora pieghiamo i legni con il fuoco, con il vapore, perché e si devono mettere subito in posa, perché se si aspetta si rompono. Quindi, diciamo, è un lavoro molto impegnativo e come dire, ci ho messo parecchi anni per riuscire, diciamo, a portarlo ad un certo, diciamo, livello tecnico. Quindi poi si va avanti così, si completano le sovrastrutture, anche questi con legni particolari, tipo mogano, tipo irogo, che resistono, diciamo, alle intemperie, al sole. E poi si fanno i vari passaggi, che possono essere quello antichissimo del calafataggio, cioè di mettere la cotonina all'interno di ogni fessura di legno. E poi anticamente si usavano le varie pitture, come il minio di piombo con l'olio di lino. Oggi ci siamo evoluti, tra virgolette, e usiamo prodotti chimici a base di resine epossidiche e di colle poliuretaniche, insomma, per cercare di far resistere ancora di più questo legno nel tempo. Dovreste stare con me un bel po' di tempo per farvi capire com'è che nasce e cresce una barca, però chiaramente non abbiamo la possibilità di poterlo fare, quindi, che dire, per adesso dovrei fermarmi qui. Profumo di storia, di arte e di cultura. Profumo di tradizioni, di vita e di dolcezze. Modica, città di inaspettate sorprese. Nell'incantevole borgo marinaro di Santa Tecla, la bettola dei marinai da Lorenzo, per gustare prelibatezze a base di pesce fresco nel rispetto della tradizione tipica siciliana. Un'accogliente terrazza sul mare, un servizio attento e curato e la calorosa simpatia di Lorenzo vi faranno sentire come a casa vostra. La bettola dei marinai da Lorenzo, i sapori e i profumi del nostro mare in tavola. A Santa Tecla, sotto Acireale, via Canale Torto 34.
Siamo qui nel borgo marinaro di Santa Maria La Scala e stiamo continuando il nostro viaggio lungo i borghi marinari dell'edificio Etneo. Ci troviamo quindi nel versante orientale del vulcano, proprio in coincidenza della costa del Mar Ionio. Quello che vediamo qui oggi è il sistema delle timpe, cioè possiamo vedere qui dove a Santa Maria La Scala appunto queste grosse scarpate dove è possibile osservare una serie di successioni vulcaniche e formazioni piroclastiche. La scarpata dove ci troviamo adesso ha un'altezza intorno ai 120 metri e collega l'abitato di Santa Maria La Scala alla città di Acireale. In passato il collegamento era dato dalla via delle Chiazzette dove ci troviamo adesso. La caratteristica di queste aree marine e di tutta la costa ionica dell'edificio vulcanico è anche la presenza dell'acqua. L'edificio vulcanico è un grosso serbatoio d'acqua ed è proprio a mare dove è possibile osservare tutta una serie di sorgenti, tanto che anche questa zona è appunto l'area dei mulini, l'area del mulino, proprio perché si utilizzava l'acqua appunto per portare avanti il mulino. Andremo poi più a nord, ci sposteremo nella zona di un'altra area vulcanica che è quella di Riposto, in cui però le formazioni sono diverse da quelle che possiamo osservare qui lungo il piano di faglia di Santa Maria La Scala. Riposto è il porto dell'Etna e il suo termine in siciliano uriposto indica ripostiglio, in quanto era lo scalo commerciale della vicina Mascali. Mascali si trova alle nostre spalle, tristemente conosciuta per un evento che la distrusse interamente, un'eruzione del 1928. La lava uscì fuori da una frattura creatasi a 1100 metri di quota e dopo 18 giorni raggiunse l'abitato di Mascali. L'abitato di Mascali, come Riposto, come più a sud Torre Archirafi fino a Pozzil, si trovano in una formazione vulcanica di origine alluvionale detta Chiancone. Il Chiancone non è altro che il risultato di una serie di crolli e collassi che avvennero nel passato e che hanno determinato la formazione della Valle del Bove. Questa Valle del Bove si è creata quindi con la sua ultima fase 9.000 anni fa e tutto il materiale poi successivamente trasportato dalle acque alluvionali ha creato questo cono alluvionale a forma di ventaglio che si apre proprio qui nella costa ionica. Questo materiale è comunque molto fertile, tanto che anche nelle aree di Mascali sono famose per i vigneti, da cui deriva il nerello mascalese, che è proprio un prodotto originato dai vigneti tipici di questa zona. Con Riposto si conclude il nostro viaggio attraverso i borghi marinari etnei.